fuori casa. Sì. Ed è... Dunque, ha giocato a Tbilisi a 500 km di Mosca. A Mosca praticamente non si può già più giocare. Dunque, come la gente di Tbilisi non ama tanto Dinamo di Mosca, hanno fatto molto il tifo per il Nantes, dunque giocavano a casa loro. Non è la prima volta che succede, questa è la fase decisiva, comunque intorno alla mezz'ora del secondo tempo. Sì, vedremo il cross di Amis e la mano, perché c'era Brasiliano che aveva fatto un ottimo gol l'altra volta che poteva fare il gol. Dunque, rigore... nettissimo. Senza discussione. E dopo c'è il problema perché Dastaev è il mostro in Francia, è considerato come un grandissimo portiere, dunque ha calciato un ragazzo di 20 anni o 21 anni e non ha tanto. No, direi proprio di no, anzi c'è qualche cosa da imparare anche a vedere calciare questo rigore. Giusto. No, i rigori non sono mai belli, bisogna essere sempre in fondo. Comunque Maurice segna, il Nantes vince, poi c'è una reazione, un tentativo di reazione dello Spartak di Mosca. Ma il Nantes, attenzione, non credete che tutte le squadre francesi sono come l'Auxerre, che l'Auxerre è arrivato a Milano, ha giocato molto male, ci mancava rispetto all'anno scorso due giocatori, il portiere Bad della Nazionale, sono trovati in Zarmach, che l'Italia conosce bene, perché l'ha fatto fuori il 74, dunque avevano due grandissimi giocatori l'anno scorso, si qualificano.